Buongiorno e benvenuti all'informazione di oggi, lunedì 20 ottobre 2014. La politica, i progetti faraonici al Comune di Reggio Calabria, le programmazioni europee, le sfide che guardano al Mediterraneo, a Reggio, non le vuole più nessuno. In riva allo stretto sarebbe già rivoluzionare tornare ad avere una città normale. A questo si aspira dopo il disastro amministrativo dell'ultimo decennio. All'essenziale, ai bus che passano più o meno in orario, all'acqua dai rubinetti, alle scuole con la carta igienica nei bagni, ai buoni libro per gli indigenti, alle strade che non ti si aprono sotto mentre passi in macchina, alla manutenzione dei marciapiedi e banalmente alla raccolta dei rifiuti che periodicamente invade i quartieri della periferia. I nove aspiranti sindaco e gli 876 candidati alla carica di consigliere comunale lo sanno e solo di questo parlano in campagna elettorale, di cose normali. A 2 anni dallo scioglimento di Palazzo San Giorgio per infiltrazioni mafiose, domenica 26 si tornerà al voto. 12 mesi ed una manciata di giorni da quel lontano 9 ottobre 2012. Ora la priorità è liberarsi dai commissari prefettizi per far tornare la politica. 2 anni con il marchio d'infamia di città di 'Ndrangheta, 2 anni di lacrime e sangue dei cittadini chiamati a tamponare un buco di bilancio di proporzioni mai veramente accertate. Inizialmente si parlava di 170 milioni di euro, ma le stime si sono dimostrate fin troppo prudenziali. Mesi difficili, quindi, segnati da una classe politica senza ormai credibilità e in parte spazzata via a colpi di inchieste della magistratura. E per quanto riguarda invece le elezioni regionali del prossimo novembre, l'UDC è a un bivio. Potrebbero sciogliersi nella giornata di oggi gran parte dei dubbi sulla competizione delle coalizioni per le regionali del prossimo 23 di novembre. Il segretario dei centristi ha convocato a Roma i maggiorenti calabresi del partito per evitare la diaspora che rischia di svuotare progressivamente l'area dei moderati. Un'ipotesi quest'ultima che viene fuori dal lunghissimo balletto registrato negli ultimi giorni, che rischia di isolare l'UDC costringendolo all'avventura solitaria al centro, accompagnato solamente dal nuovo centrodestra, con l'obiettivo arduo di superare l'ostacolo dello sbarramento all'8%. Il segretario nazionale Cesa vorrebbe tentare di mettere anzitutto un punto apparentemente già condiviso, ma in realtà mal digerito da tutti, ad esclusione dal presidente del Consiglio regionale Talarico. Lista unica con il nuovo centrodestra per replicare lo scenario nazionale, per il quale sono già stati deliberati gruppi unici alla Camera e al Senato, e costituire un polo di centro dei moderati. Passaggio che però in Calabria si tramuta nel rifiuto da parte dei vertici regionali del Partito Democratico a stringere un'alleanza con la lista costituita dalle due forze politiche, soprattutto per via del coinvolgimento da protagonista del nuovo centrodestra nell'ultima consiliatura regionale. Sia all'UDC e no all'NCD, aveva dichiarato il candidato del centrosinistra Mario Oliverio all'indomani della vittoria nelle primarie. Differenziazione che però mal si concilia con gli intendimenti dei leader nazionali, che oggi hanno puntato la rotta dritta verso l'unità tra le due forze politiche, che di fatto, a meno di ulteriori sconvolgimenti, sbarra la strada ad un'alleanza con il centrosinistra. Condofuri, bando avvocati, rappresentanza e difese dell'ente. L'amministrazione comunale di Condofuri, guidata dal sindaco Salvatore Mafrici, ha disposto la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi professionali di rappresentanza e difesa dell'ente. Il bando prevede la formazione di un elenco di aggiornamento annuale, consentendo ai professionisti interessati, con cadenza annuale rispetto alla formazione del primo elenco, di presentare domanda di inserimento nell'elenco o aggiornare il curriculum già inviato. L'aggiornamento avverrà entro il 30 gennaio di ogni anno e sarà proceduto da apposito avviso pubblico sul sito internet del Comune di Condofuri entro il 30 ottobre, con un termine massimo di presentazione della domanda entro il 30 novembre. Con la pubblicazione del bando, hanno spiegato l'assessore agli affari legali, avvocato Salvatore Trapani, il consigliere avvocato Rocco Ermidio, dalla giunta comunale con la formulazione dell'atto di indirizzo al responsabile del settore affari generali ed istituzionali, dottoressa Caterina Attinà, per la costituzione di una shortlist per l'affidamento di incarichi di assistenza legale
e difesa in giudizio dell'ente. La shortlist rappresenta ovviamente un'opportunità importante per i tantissimi legali presenti nella nostra area, dove la vocazione forense è particolarmente diffusa. Le domande devono essere presentate entro domani, 21 ottobre 2014. Un corso di dizione e di recitazione è stato indetto dal nuovo Teatro Aquila, diretto da Mariolina Romeo. Giorno 28 ottobre 2014 alle ore 21 si svolgerà il primo incontro preliminare gratuito che servirà a far conoscere il percorso formativo e comporre i gruppi di lavoro. Il corso avrà inizio ufficialmente martedì 4 novembre alle ore 21. Si è concluso nel weekend il primo meeting Pianeta Sposi organizzato da Giuseppe Miro. La manifestazione si è svolta presso il Ritrovo Mariù qui a Merito Portosalvo e ascoltiamo le interviste proprio all'organizzatore Giuseppe Miro e all'ospite d'eccezione Daniela Fazzolari. Siamo con Giuseppe Miro. Prime impressioni di questo primo meeting Pianeta Sposi? Allora, intanto è un meeting, ecco, la prima edizione, come dicevi appunto tu, però un'edizione questa volta curata nei minimi particolari, è un riscontro a caldo molto positivo, sia soprattutto per il pubblico, ma soprattutto anche dal punto di vista delle coppie di sposi che sono venute a trovarci e che ci hanno testimoniato, ecco, un riscontro di quelle che sono le offerte che noi abbiamo creato per loro e che sono state appunto apprezzate, perché si sono resi conto che effettivamente si può giungere al giorno del matrimonio ottenendo la qualità però a dei prezzi sostenibili, e quindi questo è una cosa importante. E poi oggi, ecco, io dicevo anche venerdì, ho detto l'evento clou, perché fortunatamente abbiamo come ospite un ospite voluto, cercato e a cui ci tenevo particolarmente, Daniela Fazzolari, che ha dimostrato ancora, se ce ne fosse stato bisogno, la sua disponibilità, la sua umiltà, nonostante il personaggio di rilievo nazionale che è. Quindi io direi che ora è giusto dare spazio a lei. La madrina di questa manifestazione, Daniela Fazzolari, volto noto della soppopera Cento Vetrine. Beh, che dire, io sono onorata di essere la prima madrina di questo meraviglioso evento e ringrazio Giuseppe Miro perché, insomma, organizzare qualcosa che abbia un fine oggigiorno è difficile. Farlo in un momento di crisi, in cui però il matrimonio, si sa, è un mercato che non è mai in crisi, no? E riuscire a conciliare, a far vedere che si possono avere delle qualità altissime, tant'è vero che anche io, che mi sono sposata quest'anno, ho trovato qui delle cose meravigliose che, se potessi tornare indietro, sceglierei. E quindi, insomma, penso che sia un supporto a livello nazionale organizzare eventi di questo genere. Sono felice di esserci e felice di essere in Calabria, ovviamente, come sempre. Com'è stata l'accoglienza? Caldissima, come sempre, emozionante. Io ogni volta che vengo qui la lacrimuccia me la faccio scappare sempre. E quindi, insomma, che dire, insomma, siamo... Da buona calabrese. Mi ci metto come siamo, anche se solo di origine, ma siamo persone meravigliose. E quando ci mettiamo a fare qualche cosa di buono, riusciamo a farlo con altissimi livelli. Com'è nata la passione per l'arte e per la recitazione? Ma guarda, io ho iniziato con la danza classica, ho fatto danza classica per una decina d'anni e poi ho iniziato a capire che mi mancava qualcos'altro alla danza classica. Però avevo bisogno del teatro, quindi ho pensato di iscrivermi ad una scuola di recitazione, prima una scuola di preparazione e poi un'accademia, e da lì il cammino poi è quello che sto affrontando ancora oggi e che non finirà mai. Lei ha raggiunto il successo con il volto di Anita Ferri, poi di Diana, e ha deciso poi di andare via. Si prospetta un ritorno? Ma guarda, io ogni volta sono un po' una mina vagante, ecco, vado, torno, e ci sono sempre delle ragioni per cui il mio personaggio esce, sia personali e sia anche a fine proprio di storie. Non è mai detta l'ultima parola, perché, come avete visto, sono addirittura risuscitata in un altro personaggio, però al momento non sono in onda e chissà, vediamo in futuro. Ci sono altri progetti e vediamo un po' che tutto quanto non possa essere conciliato. Sogni nel cassetto?
Ah, sogno il cassetto ormai esplode, io ogni giorno ho un sogno, no, guarda, non ho un sogno predefinito, mi sono appunto appena sposata, sto pensando veramente a me, alla mia famiglia, al mio nucleo, quindi penso che la serenità in questo sia il primo dei sogni e tutto il resto verrà, chissà. E veniamo allo sport, iniziamo con il calcio, la Serie D, questi risultati del settimo turno e la relativa classifica dopo le gare svoltesi nella giornata di ieri. Per le formazioni calabrese, Regina in particolare, il Roccella è andato a vincere per 3-1 sul campo del Montalto, mentre non è stata fortunata la Nuova Gioiese in casa, che ha ceduto alla Frattese per 4-3. Questi risultati completi, Agropoli Torre Cuso 0-2, Acragas Battipagliese 0-0, Montalto Roccella 1-3, Due Torri Sorrento 0-4, grande prestazione dell'Interreggio che si è disfatta del Fanalino di Coda Noto per 4-0, Leonfortese Neapolis 1-1, Nuova Gioiese Frattese 3-4, Marcianise Orlandina 2-0, Rende Tiger Brolo 0-1. La classifica, Torre Cuso in testa con 19 punti, l'Interreggio 16, Acragas 14, il Marcianise 13. L'eccellenza, i risultati della sesta giornata del campionato, Gallico Catona Bocale 2-2, Castrovilla Riacri 1-3, Cutro Brancaleone 2-1, Guardavalle Isola Caporizzuto 0-1, Palmese Taurianovese 2-0, a Paola la Vibonese si è imposta con il risultato di 2-1 sulla Paolana, San Biase Sersale 2-2, Scalea Corigliano 4-3. La classifica guidata dall'Acri con 16 punti, subito dietro la Palmese con 15, il Cutro con 12 e il Gallico Catona con 11. Veniamo alla seconda categoria. Propella Roscillese, Salice e Ravagnese sono a punteggio pieno, questi i risultati. Campese San Gaetano Catanoso 1-1, Real Messignadi Futsal Melito 1-1, Salice San Giorgio 1-0, Scillese Santofemia 3-1, Ravagnese Real Catona 3-2. Le gare, ricordo, queste erano gare valide per la seconda giornata del campionato di seconda categoria. Invece per quanto riguarda il calcio a 5, la Futsal Melito, calcio a 5 Serie B, ha pareggiato nel derby con la Fata Olimpia al termine di una partita in cui i padroni di casa si sono trovati per due volte a dover rincorrere gli avversari e sono stati bravi in altrettante occasioni a riacciuffarli con la rete del definitivo pareggio arrivata proprio nel finale. E veniamo al basket, incontenibile la Viola, l'entusiasmo sta finalmente ritornando, i risultati arrivano ma c'è qualcosa che ancora manca. Tutto esaurito al Palamazzetto in ogni ordine di posto nella gara di ieri contro Treviglio, adesso però serve assolutamente il palapentimele. La Viola mostra carattere e affonda la malcapitata Treviglio per 79-63 al termine di un match mai in discussione e sempre in totale controllo da parte del team di coach Benedetto. Dopo lo straordinario successo in rimonta contro Omegna e l'esploit infrasettimanale in trasferta a Recanati, arriva così la terza vittoria consecutiva che lancia i nero-arancio a quota 6 punti in classifica. Mattatori dell'incontro, il duo Deloach con 15 punti ha mannato 21, le loro giocate hanno infiammato la tifoseria nero-arancio, solida prestazione anche del play Rossi con 13 punti e il 60% dalla lunga. Grandi segnali di crescita per un team che non ha certo voglia di fermarsi, da martedì infatti si comincerà già a preparare il doppio turno esterno contro Scafati e Tortona. Con questa notizia si conclude l'appuntamento con l'informazione di oggi 20 ottobre 2014, vi rimando sempre a domani alle ore 14, buon proseguimento di giornata.